Rammarico del direttore generale dell'ASP Carmelo Iacono per il vile attentato vandalico perpetrato ai danni dei locali di Via Cusmano, quello espresso ai nostri microfoni. Iacono, nel corso dell'ultima conferenza stampa indetta per annunciare l'arrivo della PET, che sarà inaugurata domani 16 febbraio, aveva anche dichiarato ai giornalisti che non si sarebbe fatto intimidire da lobby di potere e avrebbe proseguito nella sua azione di cambiamento. Parole forse scomode per qualcuno. Le forze dell'ordine già sono all'opera, compresa la scientifica. C'è da vedere se questo è un atto fatto da balordi, da tossici oppure da altre persone che hanno qualche altro interesse. Io non ho nessun elemento in questo senso e sono sicuro che il lavoro che faranno le forze dell'ordine, mi auguro, porterà ad un buon risultato. È assurdo un atto del genere, ma più di questo commento e più di esprimere il mio rammarico per quello che è avvenuto, non sono in condizione di dirvi altro. Tutti i dipendenti sono fuori dagli uffici per consentire alla scientifica di poter fare i rilievi e quindi appena la scientifica ci darà il via, loro rientreranno negli uffici, faranno gli inventari e ci diranno se manca qualcosa. Atti vandalici che arrivano il giorno prima dell'inaugurazione della PET, secondo lei è qualcosa che è concatenato oppure è solamente casuale? Potrebbe essere casuale, potrebbe essere concatenato, quindi non ho un elemento per poterlo definire. Non vedo come la inaugurazione di un'attrezzatura così importante possa contrastare con gli interessi di qualcuno, quindi non ho elementi per poterlo dire.